Ben ritrovati amici dell'architettura e della storia, un connubio in queste nostre puntate che vanno a esplorare quello che c'è a Udine nel nostro Friuli legate a un grande personaggio. Gli argomenti di questa sera si incentrano su Gianni Avon e la Lignano degli architetti, quasi una summa teologica dei molti architetti che hanno dato visibilità, lustro, fama a una città che in un certo senso non c'era. Di questo parleremo con molti nostri ospiti, avremo 9 servizi in esterna, quindi veramente tante e una dovizia di foto storiche ed epoca che a mio avviso andranno ad arricchire il nostro discorso. Con chi appunto andremo ad affrontare tutti questi temi? In primis, noblesse oblige, il gentil sesso, Elena Commessatti, ben trovata. Grazie, buonasera a tutti. Abbiamo insieme a noi il figlio di Gianni Avon, l'architetto Giulio. Ben trovato, buonasera. Grazie, buonasera, buonasera. E grazie anche delle tante foto e dei tanti ricordi personali che ci ha, di cui ci ha omaggiato. Ben trovato Paolo Medeossi. Chi meglio di te conosce Lignano? Beh, insomma. Non solo per motivi, ovviamente, di villeggiatura. La conosco un po', ma non penso che di essere... primatista in questo. Primatista, ben piazzato, sì, voglio dire. Ce lo giochiamo come i cavalli, ben piazzato. Caro architetto, di cosa diciamo di suo papà, nato nel 1922 da una famiglia di maestri mosaicisti, 1947 la laurea, 1948 apre il primo studio. Sì, diciamo che il papà inizia la sua attività nel 48, nel dopoguerra, aprendo un primo studio con Marcello D'Olivo. Dopo, questo studio non ha avuto un grande successo dal punto di vista economico. Pochi clienti. E pochi clienti, e si è immediatamente chiuso. Poi il papà persegue questa attività ed entrambi hanno molto successo a Lignano, che è insomma un po' il laboratorio di architettura nell'immediato dopoguerra del Friuli. Una domanda, ma che ne parlavamo anche con Elena, evidentemente lo stiamo trovando nei grandi architetti, tra l'altro alcuni compagni di corso di suo papà, tipo D'Olivo, tipo Masieri, tipo Gino Valle. In questo caso il nonno Gino, maestro mosaicista, cioè nel DNA c'è la creatività, nel DNA c'è un certo tipo di estro, evidentemente. Beh, il nonno, diciamo, apparteneva a una famiglia dove facevano tutti i mosaicisti. Il bisnonno era anche mosaicista ed è fra i fondatori della scuola di mosaico di Spilimbergo. E quindi c'è una tradizione familiare, indubbiamente tutti in famiglia disegnavano, avevano passione delle arti figurative, insomma una specie di tradizione familiare. Il nonno Gino era un uomo simpatico e penso che all'inizio con la sua verve abbia aiutato il papà ad acquisire degli incarichi, faceva arredamenti, pavimenti, anche cose insomma abbastanza divertenti. Perché poi si trasmette nel figlio Gianni, e quando si parlava insieme architetto l'altro giorno mi ha stupito sapere quanti progetti ha realizzato suo padre. Quanti sono? Sono tantissimi. Più di 450, non so neanche. Abbiamo fatto un catalogo dei lavori del papà quando il papà ancora c'era, e qualche volta non si ricordava neanche lui lavori, soprattutto i lavori iniziali, era problematico. E noi infatti torniamo indietro, 1922, andiamo a 1958, 1961, casa Linda in via Zannon, perché è importante? Beh, insomma, è un edificio dove una volta c'era questo negozio, questa attività commerciale dei Linda, che erano degli imprenditori facoltosi, anche capaci, che avevano un negozio di mercerie molto avviato. Adesso attualmente c'è il negozio di Benetton. Ma chi è di Udine, Linda lo conosce. Sì, lo conosce. E diciamo che la casa è edificata in un lotto medievale ed è un intervento di sperimentazione anche formale architettonica abbastanza difficile, perché è un lotto gotico in cui è inserito un intervento moderno. Che ci abitava nel palazzo? Ci ha abitato per anni lo scultore Luciano Ceschia con la sua famiglia, e
diciamo che questo da solo contribuiva a vivacizzare il network del tempo. Il network del tempo, sì. A proposito sempre di quegli anni, 58-61 parliamo di Casalinda, 61-64 ci spostiamo, un edificio residenziale, Viale della Vittoria, che ha portato anche un premio molto importante. Sì, io quando mio papà ha vinto quel premio lì nel 64, me lo ricordo perché avevo 8 anni, ma è stato un evento clamoroso in famiglia, eravamo tutti molto contenti perché un premio nazionale, così un architetto di Udine, insomma, era una cosa un po'... E il papà si vantava spesso di un complimento che ha ricevuto in occasione dell'assegnazione del premio da Ignazio Gardella, che gli diceva che questo edificio è il riscatto del condominio, cioè il condominio è una tipologia che qualche volta... L'opposto del casermone. Ecco, no, voleva... l'opposto del casermone è un edificio dove si valorizza molto la qualità dell'abitare, questi appartamenti spaziosi, ben illuminati, con una bella vista, con un po' anche approfittando del verde, del giardino, della rimembranza che è lì vicino. Premio importantissimo, 1964, sì. Immediatamente, sì. Proprio successivo, poco dopo appunto, quello che è stata la realizzazione dello stesso. Però, per andare con il ritmo che ci contraddistingue, per andare a bomba su uno degli edifici, su una delle realizzazioni che hanno consegnato suo papà alla memoria collettiva, andiamo insieme a Paolo Medeossi a introdurre il concetto e poi ne parliamo in studio. Andiamo al Palamostri. Palamostre è un edificio molto singolare per la forma ma anche per il nome, passato come Palamostre, ma perché? Perché era stato concepito a metà anni 60 come luogo per le manifestazioni, per la fiera della casa moderna e lo progettò Gianni Avon nel 65, però la fiera della casa moderna è rimasta qui 2 anni e si spostò poi a Torriano. Questo edificio poi è stato utile a tutto ciò che Udine, per cui Udine non era attrezzata. Per esempio serviva il teatro, non c'era il teatro, e divenne teatro con le stagioni di prosa organizzate dal Teatro Club di Rodolfo Castiglione. Serviva la piscina, una piscina esterna e un'interna, serviva un night un po' appartato, un po' riservato per le serate così d'atmosfera e c'era la taverna. Poi nell'83, quando Maria Luisa Staldi, scrittrice di con origini tricesimo, donò al comune di Udine una collezione bellissima di quadri, qui nacque la Galleria d'Arte Moderna, grazie al sindaco Candolini. È interessante anche la storia precedente. Che cosa c'era anticamente al posto del Palamostro? C'era una chiesetta, la chiesetta di San Lazzaro. Vicino c'era addirittura un lazzaretto, perché c'era quel tempo il problema della lebbra, dove venivano assistiti i lebbrosi. Durante la Prima Guerra Mondiale qui c'era anche un piccolo ospedale austriaco che lo chiamarono, gli austriaci lo chiamarono Lazaret. Tutto questo per dire che dall'altra parte di Piazzale Giacomo comincia una strada che è il Borgo San Lazzaro, uno dei luoghi più popolari della città. Quindi San Lazzaro per quali motivi? Perché qui c'era la chiesa appunto di San Lazzaro, però non solo. Quando il comune decise di dare un nome a questa via, la chiamò, la dedicò a Moro, che era un personaggio del Settecento, uno studioso, un geologo, un naturalista. Come si chiama Moro, il cognome, il nome qual era? Anton Lazzaro Moro. Quindi vedete che questo Lazzaro, dalla chiesa, dal lazaretto, dal nome addirittura della persona a cui venne dedicata la strada, è ricorrente. Quindi non c'è da meravigliarsi se, scherzosamente, la gente di Udine ha sempre chiamato gli abitanti del borgo i Lazzaroni. L'altra volta, vabbè. No. Mi sono fatto un po' di amici in quella zona. non poteva mancare. È una bellissima zona, c'è via Mante, la chiesa di Santa Lucia. Sì, sto cercando di rimediare. La chiesa di Santa Lucia che è chiusa, no? Però c'è il Redentore. Sì, sì, sto cercando affannosamente di saltare fuori. Scherzi a parte, grazie. Elena, architetto. Architetto, ma suo papà che cosa pensava del suo progetto, del Palamostre? Ne era soddisfatto? Ah, il papà era un ottimista, pensava sempre che era contento di questa architettura, anche perché è stata l'occasione di inserire un'importante opera musiva all'interno, su disegno di Giuseppe Zigaina, che a quell'epoca erano abbastanza in confidenza, erano amici, e
L'opera viene realizzata dalla scuola di mosaico di Spilimbergo e lì il papà ha cercato di recuperare un po' la memoria del nonno. Comunque da udinese posso dire questo, noi a Udine dobbiamo essere molto grati al Palamostra, che ha risolto un sacco di problemi nel tempo, perché era nato come effettivamente Palamostra, no? Perché precedentemente la fiera si teneva lì, largo ospedale vecchio, rimase 2 anni perché non c'era lo spazio. E poi veramente poi è tuttora uno degli edifici strategici e cruciali della città. Ultimamente ha avuto qualche acciacco, se non ho detto che è venuto giù un pannello, eccetera. Però da allora, quindi da 50 anni, è servito a tutto ciò che è come una sorta di matriosca, no? Dentro c'è sempre qualcosa di diverso per dare così, per rendersi utile alle varie attività. Come si sposa il connubio con il cognato Francesco Tentori per questa realizzazione? Per un certo periodo mio zio Francesco Tentori... Scusa, interrompo, nostra icona della trasmissione. Noi citato almeno ogni 28 credo, secondi. Noi abbiamo studiato tutto il Tentori. Praticamente siamo liberi docenti ormai. Gli ascoltatori devono dire che Tentori fece una pubblicazione che poi era una relazione durante... che è fondamentale per ricostruire tutte queste vicende di cui stiamo parlando. Insomma. Scusi la digressione. Francesco per un certo periodo ha lavorato all'Università di Milano con Ernesto Nata Rogers e è stato a lungo nella rivista Casabella dove lavorava come redattore. A un certo punto questa rivista si è chiusa, credo anche legata al fatto che era impersonata dalla personalità di Rogers. E Francesco in quel momento si è trovato senza questa attività ed è rientrato a Udine. Per 6 o 7 anni, adesso non ricordo esattamente le date, ha lavorato con mio padre e ha partecipato alla progettazione di diversi edifici, anche il municipio di Cividale, il Palamostre, la Banca Cattolica e anche il cimitero di Longarone, che è un edificio che hanno realizzato in seguito alla distruzione della città di Longarone. Prego. Ci sta una domanda? Prego. C'è tempo per una domanda, ma curiosità femminile, ma che carattere aveva Francesco Tentori? Difficile. Era molto ombroso e un po' lunatico, però era in realtà, se lo conoscevi bene, era affettuoso, coltissimo e direi che quello che mi ha insegnato è di seguire un pochino il proprio demone con la cultura, cioè di fare un po' come fai tu quando ti interessa una cosa, approfondire. Onorata. Che è una cosa sempre... una bella responsabilità. Mamma però. Mia, sempre sì. Onorata, ma una bella responsabilità. Lui era curioso, se non sapeva si documentava. Sì. È il pensiero che è meraviglioso che sta dietro. Sì, a Francesco non interessava neanche fare, intervenire sullo spazio costruito, cioè cambiare la realtà. Gli interessava relativamente, perché la sua curiosità si esauriva una volta che il progetto era determinato nelle linee essenziali, cioè una volta che era cacciata fuori l'idea. E lui era veramente un intellettuale, in questo era fedele al dettato di Rogers, cioè pensava che l'architetto servisse a informare la realtà di un pensiero, insomma. Anche lui era nato a Udine, forse no? Sì, era nato a Tarcento, era coetaneo dello scultore Ceschi, erano amici da ragazzi. Tutto torna. E dopo per molti anni ha vissuto a Milano, e dopo è rientrato, alla fine ha avuto uno sviluppo come accademico, cioè ha insegnato all'università. Comunque possiamo dire nostalgicamente che tempi, questi anni 50, noi stiamo parlando di persone trentenni, no? Che comunque avevano i primi lavori, i primi progetti, c'era tra di loro discussione, c'era un mondo, adesso non per fare la ricostruzione di un tempo perduto, però effettivamente era però così. Questa trasmissione che tu stai conducendo parla di persone che comunque poi sì, però inizialmente hanno 30 anni quando cominciano a manifestarsi. Esatto, molto vero. A proposito, aggiungiamo, tassello a tassello, ricordo, suggestione
e rimpianto a rimpianto ci spostiamo un po' più verso il centro della città, via Vittorio Veneto. Di cosa parliamo? Di una banca. Sì, è l'attuale sede della Banca Friuladria, nella via Mercato Vecchio, quasi, insomma, con una facciata quasi prospiciente la piazza. E quello è l'edificio che è stato oggetto di un concorso prima, poi si è concretizzata l'ipotesi di questa sede e con molte vicissitudini tipiche delle trasformazioni urbane importanti, insomma è stato oggetto anche di tanti cambiamenti che sono stati pilotati, devo dire, da Francesco e dal papà con molta... sì, con molta cautela e spero con qualche successo. All'interno conservava una scultura di Luciano Cescia in uno spazio tridimensionale molto, molto interessante. Forse lo spazio interno in quell'edificio lì è più accattivante che l'esterno, perché a furia di cambiamenti, di modifiche, di rettifiche, certamente qualche cosa dello slancio originale questo edificio ha perso. Io che faccio una domanda a tal proposito, leggendo, documentandosi appunto per parlare in maniera più o meno adeguata di suo papà, si legge che era l'architetto ideale per un committente evoluto, colto, raffinato e di buone disponibilità economiche, corretto? Sì, penso di sì. Mio padre era molto attento alle spese, perché cioè i costi degli edifici, perché veniva così da una famiglia di artisti un po' non sempre attenti a questo aspetto. E quindi ha dovuto ben presto, insomma, così sviluppare questa attenzione. E quindi era molto attento, se ne faceva un po' un vanto, che gli edifici costassero il prezzo che lui aveva stabilito. Quindi stare molto attento a non uscire dal capitolato. A non uscire, insomma, dai seminati, perché era molto, così, aveva un'attitudine parsimoniosa. Questo è molto molto interessante. Noi andiamo insieme a Paolo Medeossi nuovamente in esterna per introdurre un tema molto molto importante, perché vicino a quello che è Palazzo Antonini troviamo molto per quanto riguarda interventi da parte di Gianni Avon. Li inquadriamo nello spaccato di Paolo Medeossi, ne parliamo poi in studio. Nel Cinquecento la famiglia Antonini decise di lasciare la Carnia a Maro, scese prima a Venzone e poi arrivò a Udine. Qui si diede da fare, ebbe fortuna, organizzò i matrimoni giusti con altre importanti famiglie e costruì 5 palazzi. Tra i più bei palazzi di Udine ci sono i 5 palazzi Antonini. Uno è questo, il Palazzo Antonini Cernazzai, sede dell'università, sede storica della facoltà di lingue. Cernazzai perché a un certo punto il palazzo venne venduto a questo commerciante Cernazzai, un cui discendente religioso a metà 800 lo donò agli stimatini che lo trasformarono in Collegio Bertoni. Rimase tale fino a fine anni 60, quando il Collegio Bertoni, il nuovo, venne realizzato in Viale Cadore e questa divenne, essendo universitaria, venne restaurata, ristrutturata su progetto di Gianni Avon. All'interno, tra l'altro, ha trasformato in parco quello che era un campo di gioco, un campo di calcio, il famoso campo dei ragazzi del Brunetta, dove si allenarono tanti giovani così della città e anche i calciatori. Alcuni di questi divennero famosi come Foni, Frossi, eccetera, e altri che militarono in Serie A. Qui vicino abbiamo anche però l'altro palazzo, un altro dei palazzi Antonini, in via Gemona, il Palazzo Antonini, quello che ha la firma, la griff del Palladio addirittura. Era un altro esponente della famiglia che lo realizzò. Palazzo, come si sa, vuoto dal 2009, adesso messo all'asta perché fu sede della Banca d'Italia. Come mai Banca d'Italia? Perché grazie appunto a un udinese, Bonaldo Stringer, era un ragazzo di modeste condizioni economiche di via Prachiuso, studiò grazie a uno zio, andò a Roma, si impegnò, fece fortuna, era un bravissimo funzionario e divenne il primo governatore della Banca d'Italia. Quindi un udinese, primo governatore della Banca d'Italia, creata fino al 1800 per sistemare un po' i problemi causati dal crack della banca romana. Quindi già allora le banche avevano dei problemi. Come dono alla città, Bonaldo Stringer acquistò questo palazzo storico del Cinquecento nel 1899 e ne fece sede alla Banca d'Italia, che è rimasta tale fino al 2009. Adesso è all'asta, è vuoto.
adesso aspettiamo un po', non sappiamo quale destino avrà, però è fondamentale per la città. Tra le curiosità è un palazzo, quello del Palladio, con due facciate, la facciata di città verso via Gemone e quella di campagna verso il giardino che dà su piazza Primo Maggio. Tra i suoi ospiti possiamo citare anche questa, addirittura Napoleone Bonaparte, 1807, venne in città ed ebbe un'idea, diede un'idea agli udinesi. Questa, quella di abbattere qua le casette, cioè tutto ciò che c'è in centro, per creare una grande piazza su cui si affacciavano i due Palazzi Antonini, Palazzo Florio, Palazzo Caiselli, e al centro della piazza costruire una fontana dedicata a Giovanni da Udine. Insomma, aveva suggerito agli udinesi di creare una piccola piazza Navona nella loro città, cosa che poi no, comunque non si è realizzato. Ecco, adesso la palla passa a lei, perché dobbiamo appunto parlare sia di Palazzo Antonini sia anche dell'ex convento. Beh, insomma, diciamo che essendo un intervento di restauro, io penso che l'architettura dell'edificio, diciamo, in un intervento di restauro si vede meno l'intervento di un architetto, perché l'edificio è preesistente e quindi racconta un po' la sua storia, racconta gli anni che ha, in cui ha vissuto e in cui si sono operate delle trasformazioni, evidentemente. Però in questo devo dare, cioè, penso che mio padre abbia avuto un'idea intelligente a spingere anche con le amministrazioni di allora, il sindaco mi pare che fosse Cadetto, se non sbaglio, che costituivano questo consorzio universitario nascente, a cercare di recuperare questi edifici e non di snaturarli, naturalmente adeguandoli alle funzioni più consone, insomma, di un'edilizia pubblica. Però sicuramente a rivitalizzarli, anche perché il papà aveva fatto da collegiale il collegio lì, e quindi quando andava sul cantiere, almeno lui, dopo non so se fosse la metà, diceva che assaporava ancora l'odore di minestrone. della sua Madeleine. Sì, e quindi così era anche affezionato, ma forse in questo c'è un aspetto di modernità, almeno anche di modestia, insomma, in un certo senso. Indubbiamente. Dunque posso aggiungere che è stata un'idea però strategica e fondamentale per lo sviluppo successivo dell'università, perché poi adesso l'università è così importante, poi da lì c'era solo la facoltà di lingue, però essere partiti da lì e diffondersi su un Palazzo Florio e con le altre sedi è stata quella l'idea che poi si è resa efficace anche in seguito. Ma insomma, io sono contento che questo si dica a Udine, perché non so se la città è del tutto consapevole di questo fatto, perché i ragazzi sono abituati ad andare all'università e sono convinti che sia sempre stata lì e quindi forse anche raccontare queste traversie che ha vissuto tutto quel lotto lì, che era un lotto tra, c'era la chiesa, prima c'era il convento degli Agostiniani sulla via Mantica, poi c'è la chiesa di Santa Lucia, che è stato oggetto, insomma, di queste trasformazioni rilevanti. Ecco, sono state tutte recuperate negli anni 70, adesso non ricordo esattamente le date, ma mi pare nel 72 siano conclusi gli interventi. Noi invece abbiamo concluso la prima parte della puntata, è già volata. Ci trasferiamo nella seconda, idealmente, insieme a Gianni Avon e a tanti altri, a Lignano, insieme alla nostra Elena Comesatti e a Massimo Bortolotti. Non vi voglio anticipare molto, abbiamo tantissimi servizi da mostrarvi, quindi non muovetevi.